Mister, una partita che ha visto tantissime occasioni, girando le emozioni, forse il Novara ha pagato un po' la lunga assenza nel primo tempo, poi è uscita l'intensità e soprattutto di pragmatismo, cioè ha fatto rivedere i valori che eravamo abituati a vedere in giro d'andata. Ma non sono tanto contento, non sono tanto d'accordo come di quello che hai detto, perché secondo me il primo tempo abbiamo avuto 6-7 occasioni nitide. E per la prima volta fuori casa averne fatte così tanto il primo tempo è tanto. Poi il secondo tempo sì, siamo usciti perché comunque loro hanno corso tanto, noi siamo riusciti a fare quello che conosciamo, abbiamo creato e abbiamo poi concretizzato tutte le occasioni poi che ci sono capitate. Io sono contento dei ragazzi perché non era facile dopo un mese e mezzo ripresentarsi così, però questo ci fa ben sperare poi anche per le partite future. Questa sembrava essere la classica partita che ha dietro l'angolo l'insidia che poi ci mette in grave difficoltà. È girata con il solito grande colpo di Vutai. Noi ovviamente ci aspettiamo tanto da lui, ma dobbiamo trovare anche altre chiavi. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti fino al gol di Vutai. Se avessimo fatto gol il primo tempo, magari insomma, questo discorso lo facevamo al contrario, nel senso perché Darde ha avuto anche occasioni il primo tempo, però purtroppo non è stato bravo. Mentre poi il secondo tempo è riuscito a sbloccare la partita e da lì poi è andato tutto per il meglio. Però è normale che bisogna trovare anche i gol degli altri. Abbiamo Alfiero che continua a far gol, ci servono i gol di Pablo, i gol di Pereira, tutti quegli attaccanti che poi servono per vincere partite. Tanti cambi di formazione rispetto alla squadra che aveva battuto il Chieri l'ultima di Natale, vuol dire che evidentemente le risposte del campo erano queste. Sì, sono stati tanti cambi, ma io come ho sempre detto, gioca chi merita, gioca chi mi dà più soluzioni, quindi chi ha giocato oggi è perché li ho visti meglio in settimana. Adesso lavoreremo per la partita di mercoledì, perché secondo me quella di mercoledì ci darà una grossa spinta poi per la prossima partita col Varese, ma quella di mercoledì deve essere affrontata con quella di oggi, perché la squadra, se gioca in questo modo, può avere più possibilità di vittoria.